Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio. Ragazzi, eccoci qua ritrovati, il secondo appuntamento odierno. Questa volta parliamo della sfida valevole per la seconda giornata del gruppo A. Questa sera si completerà la seconda giornata del gruppo A in quella di Colonia con la sfida attesissima tra Scozia e Svizzera, con la formazione elvetica che dovrà ancora una volta rispondere presente alla Germania di Julian Nagelsmann. Vince e convince l'armata tedesca con il secondo gol in questo europeo firmato da Jamal Musiala. Raddoppio al 68esimo della ripresa con la firma del solito presente, il Kai Gundogan. Gol e assist per l'ex centrocampista che ha fatto la fortuna della Manchester City di Pep Guardiola, la prima stagione con la maglia blaugrana, abbastanza deficitaria, ma la regia non è mai mancata al centrocampista di origini turche che quest'oggi ha distribuito la palla per un semplice rigore in movimento da non sbagliare per la stella del Bayern Monaco, Jamal Musiala, in gol all'esordio contro la Scozia, in gol questa sera alla MPH Arena di Stoccarda. E a questo punto c'è tanta attesa per il match di Francoforte che andrà a concludere la terza giornata del gruppo A, la sfida che probabilmente sarà al vertice tra Svizzera e Germania. Quello sarà probabilmente il primo test provante che andrà a mettere anche un po' in difficoltà questa vera e propria armata, perché la Germania di Julian Nagelsmann vince e convince contro l'Ungheria di Marco Rossi. 3 anni fa era il 23 giugno di 3 anni fa, del 2021, terminò 2-2 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. L'Ungheria era inserita nel gruppo F di ferro, insieme ovviamente alla Germania appena citata e al Portogallo e alla Francia che in quel 2021 era ancora campione del mondo in carica. Una 2-2 beffa per la formazione di Marco Rossi che sognò all'interno di quella serata anche la qualificazione al secondo turno, alla fase ad eliminazione diretta. I gol di Salah e Schäfer e a replicare invece i gol di Havertz e Goretzka. Una 2-2 3 anni fa, un 2-0 che non emette sentenze. 6 punti in classifica, 7 gol segnati, un solo gol subito. Questa squadra vince, questa squadra corre, questa squadra convince sia in attacco sia in difesa, perché la difesa rimane solida, rimane un punto in favore di questo 4-2-3-1 imposto da Julian Nagelsmann. Ci sono le stelline e parliamo dei due classe 2003, Jamal Musiala, Florian Wirtz, ma parliamo anche di certezze, di giocatori affermati, di giocatori solidi come Manuel Neuer tra i pali, come Kimmich a centrocampo e in difesa, come Gundogan a centrocampo. Ragazzi, questa Germania può essere sicuramente una delle grandi favorite per la vittoria finale. Gol del vantaggio che nasce al 22esimo con un pallone e l'azione comunque iniziata con un traversone di Wirtz, la palla ben controllata da Musiala che
apre alla volta di Gundogan, restituisce l'ex City per una semplice, come detto già in precedenza, rigore in movimento che non sbaglia. Jamal Musiala 1-0 al 22esimo, una Germania che rischia al 26esimo su una punizione calciata veramente bene da Szoboszlai, grande risposta di Neuer che respinge una conclusione vincente per il centrocampista, per il fantasista di questa squadra, per la formazione di Marco Rossi. Germania che aveva rischiato dopo appena 20 secondi su una leggerezza difensiva di Kimmich e la palla che era finita a Szalai. E grande anticipo in uscita da parte di Manuel Neuer. La conclusione di Havertz al settimo, sulla verticalizzazione di Rudiger. Rudiger che si era fatto vedere anche per qualche intervento dal punto di vista difensivo. Una partita che si era sbloccata grazie alla giocata sull'asse Wirtz, Musiala, Gundogan, ancora Gundogan per il sigillo di Jamal Musiala, la respinta come detto da parte di Neuer sulla punizione di Szoboszlai, Musiala vicino addirittura al terzo gol in questo europeo, pallone che va sull'esterno della porta difesa da Gulaksi. E ripresa che si apre abbastanza sottotono per entrambe le formazioni. Tiro cross di Gundogan, respinge Gulaksi, palla vagante, ci pensa ancora cross, conclusione ancora una volta murata dal solito decisivo Gulaksi. Doppio cambio che si era già visto nella prima partita dentro Füllkrug e dentro anche Sané, escono Havertz e Wirtz, dal cambio in poi cambia anche l'atteggiamento da parte dell'Ungheria di Marco Rossi, che ha una grande occasione all'incirca al 60esimo, all'ora di gioco, cross dalla sinistra di Szalai, colpo di testa in solitaria, poteva sicuramente far meglio. Varga, palla che esce da due passi. Sarebbe stata una grandissima occasione. Gol sbagliato, gol subito, perché al 68esimo c'è una traversione della sinistra, cross basso di Mittensland, già protagonista nella gara d'esordio contro la Scozia venerdì sera all'Allianz Arena. Si ripete anche nella sfida di Stoccarda, assist per il sinistro all'angolino di Ilkay Gundogan, un pomeriggio da incorniciare per il centrocampista del Barcellona, l'assist nel primo tempo, il gol del raddoppio invece al 68esimo, bolide da fuori area di Kimmich al 69esimo, è una Germania che preme sull'acceleratore alla ricerca anche del Tris che non arriverà anche grazie alle parate di Gulaksi, prodigioso al 75esimo su Sané. Nel finale, colpo di testa da parte di Füllkrug, alto sopra la traversa, poteva far meglio l'attaccante della Borussia Dortmund. E poi c'è un salvataggio eroico su un'uscita maldestra di Neuer da parte di Kimmich, salvataggio sulla linea. Quindi vince, convince, è una vera e propria armata. E la Germania di Julian Nagelsmann. Attendiamo durante la serata la risposta della Svizzera per poterci godere domenica sera un big match dalle mille emozioni in quel di Francoforte, appunto per la sfida valevole per il primato assoluto del girone A. Io intanto vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video!